Cambia volto il nuovo e ambizioso Paris Saint-Germain di Leonardo, che in poche settimane con i petrodollari catarioti e le idee del brasiliano è partito alla conquista del calcio che conta. Menez, Sirigu, Sissoko e a momenti, se tutto va come sembra, anche Javier Pastore, un trasferimento boom da 45 milioni di euro. Una campagna acquisti che scuote il torpore del campionato transalpino, resa possibile grazie ai mezzi illimitati dei nuovi proprietari del Qatar. Ieri il centrocampista della Juve, Momo Sissoko, e il portiere del Palermo, Salvatore Sirigu, hanno scelto di passare sulle rive della Senna. Sissoko, 26 anni, dovrebbe firmare un contratto di 3 anni per 7 milioni di euro più 1 milione di bonus, mentre Sirigu, pagato 3 milioni e mezzo, è stato ingaggiato per i prossimi 4 anni. Acquisti che portano a 7 il numero di giocatori reclutati dalla nuova gestione. Per la squadra parigina, che sogna di entrare nella corte dei grandi, l'emir del Qatar, Tamim Al-Thani, ha già sborsato 40 milioni di euro. Ma non finisce qui. L'argentino del Palermo, Javier Pastore, è il prossimo obiettivo e i nuovi dirigenti hanno già lanciato un'offerta stimata tra i 40 e i 45 milioni. Spero di ritrovarlo qui, a Palermo andavamo sempre al cinema insieme, scherza Sirigu, mentre Leonardo si affretta a dire che per ora non c'è ancora nulla di concreto, esattamente come fa Zamparini, presidente del Palermo, che senza il contratto in tasca difficilmente scioglierà la riserva tra Chelsea e Paris Saint-Germain. Intanto l'agente di Pastore, Simonian, è al lavoro e da Londra arrivano voci di una chiusura plurimilionaria.